Allora, come avevo detto, vi parlo del kit della René Blanche, però non è un vero e proprio kit perché io l'ho comprato sfuso e me lo sono fatto io, tra virgolette, questo kit che è composto da tre prodotti che in realtà il kit completo comprende anche la spazzola da barba, comprende la cera da barba e poi credo abbia anche il borsello, quindi non è un vero e proprio kit acquistato come kit, ma ho acquistato io i prodotti e mi sono composto il kit. Ovviamente il costo non è economico, perché comunque calcolando che costa 5 euro l'uno il prodotto, ogni prodotto come shampoo e balsamo da barba 5-6 euro, siamo a 12 euro per due prodotti da 200, due prodotti da 100 ml, quindi di un totale di 200 ml, più l'olio da barba che costa sempre sulle 5-6 euro. Capite bene che con 18 euro avete tre prodotti, quindi non è propriamente economico, calcolando pure che sono boccette da 100 ml. Per una barba lunga credo che sia abbastanza, diciamo, non sia tanto conveniente. Comunque parliamo della fragranza. La fragranza è molto molto dolce. La fragranza è dolce e mi ricorda tantissimo la loro, l'ho detto sempre, lo continuerò a dire. Inoltre, diciamo, mi piace nella sua semplicità, mi piace come è fatto, le bottiglie mi piacciono come sono fatte, mi piace la carta che ricorda il legno e mi piace questo brand, mi piace, vorrei acquistare anche la spazzola se la trovo. Ora, la convenienza del kit non esiste, perché il kit completo comunque vi costa sempre lo dovete pagare, cioè non vi costa meno rispetto ai prodotti presi sfusi. La differenza è che il kit può essere un'idea a regalo o i prodotti singoli potete acquistare per voi stessi, come faccio io. E ora il kit, a me piacciono i kit e quindi li compro per il gusto di avere un kit, ma a livello economico non risparmiate una sega, perché il kit comunque lo pagate tutto con gli interessi e con le tasse. Quindi non c'è nessuna convenienza, ma c'è solamente la passione. Voi chi si compra il kit per se stesso è perché è appassionato, non perché c'è la convenienza. Poi ogni kit, quello più costoso, meno costoso, cambia dai prodotti, cambia tutto. Cioè quelli più conosciuti, i brand più conosciuti, sono costosi, i kit di quei brand conosciuti. E quelli meno conosciuti sono più convenienti, proprio perché meno conosciuti danno più prodotti in un kit e in quel caso potrebbe convenire, ma dovete cercare bene. La problematica di quei kit che sono poco conosciuti, che vi dovete affidare alla fortuna. Voi comprate un prodotto che non conoscete niente di quel prodotto, comprate un kit, non avete manco la possibilità di provarlo, e quindi da quel momento poi avrete l'effetto sorpresa quando lo proverete. Non conoscete la fragranza, può essere che vi piace, può essere che non vi piace, quindi quello sta a vostro rischio e pericolo. Mentre un brand conosciuto, sapete tutto, sapete la fragranza, sapete magari avete modo di provarlo nella vostra zona perché è conosciuto e quindi si trova benissimo si trova in qualunque negozio o profumeria. Quelli meno conosciuti dovete andare un po' a fortuna, però se vi piace questo modo dovete provare tutto, anche quelli che non vi piacciono. Ci vediamo in un prossimo video dove parleremo di qualcosa.